Allora, è un convegno che riunisce docenti, educatori e persone del mondo della scuola, non solo di Verano. Addirittura abbiamo qui colleghi da Aversa, dal liceo Fermi di Aversa, con il quale abbiamo stipulato, l'istituto con il quale abbiamo stipulato un accordo di rete proprio per la diffusione del metodo Holberg. E in realtà la giornata dell'umanesimo si occupa di divulgare e di diffondere tra tutti gli educatori questo metodo, che è un metodo antico riscoperto ai tempi odierni e che insegna attraverso il quale si insegnano il latino e il greco seguendo un metodo naturale. Abbiamo scoperto, documentandoci, perché per noi era qualcosa di nuovo, che era molto vicino agli stili di apprendimento dei nostri allievi e per cui ci siamo sottoposti a questa formazione, anche al sacrificio di essere presenti in tutti gli avvenimenti, formativi e, per garantire alla nostra utenza un servizio che fosse adeguato alle loro esigenze. I docenti del liceo scientifico Leonardo da Vinci, tutti i docenti di latino e greco, è da 2 anni che seguono corsi di formazione per poter accogliere le classi prime con questo nuovo metodo. E in realtà abbiamo verificato ed ho verificato sul campo, i risultati ottenuti sono ottimi. Per cui oggi questo evento per me è importantissimo, anche perché avremo l'onore e il piacere di avere i dottori Holberg direttamente. Ci sarà anche una delegazione cinese e che la sala è già piena di docenti che hanno voglia di crescere.